Yo yo yo, bella ragazzi, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come ben potete vedere, siamo qui su Call of Duty World War 2 in un nuovo pack opening. Se vedete la mia facecam un po' strana è perché mi si è buggato il programma principale per registrarla. Non so più come saltarci fuori e quindi di conseguenza adesso sto trovando delle soluzioni. Spero di riuscire a risolvere in fretta. Comunque raga, prima che inizi questo video qui vi invito come sempre a lasciare un bel supporto e quindi un mi piace, magari un commentino a fine video se il video vi è piaciuto, e direi già ad aprire perché come potete vedere comunque un po' di pacchi ce li ho, non ne apro da un po', e quindi vediamo cosa riusciamo a trovare. Farò le cose abbastanza spedite dato che sono indietrissimo io con questa roba qua. Abbiamo già un biglietto da visita leggendario, modalità automatica, P arma, IPE, sinceramente non so se sì, servono, però non so se sono meglio magari di armi esotiche. Adesso non so neanche come si chiama, perché dopo leggendario c'è quello giallo che è l'eroico. Ok, allora reggimento 29, clima rigido, bello, carino, ottimo. Altre due carte invernali, nella breccia, giornata fredda, vediamo cosa troviamo. Epico. Olè! E un'epica l'abbiamo già trovata, grande, via così, bianda dio Dark. Poi alla fine raga, dato che l'altra volta non l'ho fatto, questa volta mi piacerebbe provare a fare una partita alla fine del pack opening a vedere come viene. Basta, vediamo ancora se c'è qualcosa di figo. L'ultima volta avevo trovato un emblema che sto utilizzando ancora, che è quello che mi è piaciuto. Emblema, non era l'emblema, com'è che si chiama? Oh, arma, grande! Di già! Bene, ottimo! Ok, un'arma ce l'abbiamo. Qua è tutta roba raga che non mi interessa. Abbiamo finito i pack open, cioè i primi pacchi. Che cos'erano poi? Che non ci ho neanche guardato. Ah, lanci di rifornimento normali. Ora abbiamo quelli rari, però non so se sono meglio di quelli d'inverno. Io aprirei prima quelli d'inverno, poi quelli rari. Vediamo un po'. Madonna mia. Cioè il volume al massimo mi fa diventare sordo sti qua. Ok, sì. Sì, sarà, secondo me sono meglio quelli rari. Anzi, lo spero, perché per ora non ho visto grandi cose. Ne ho aperti un po' di pacchi, ok, qua abbiamo un'altra roba. Ma sono armi, cioè sto trovando. Io mi ricordo negli altri code che era impossibile, raga, il secondo che faccio è due armi, bella lì, le mie prime due. Avevo trovato l'eroica in quello scorso, quindi magari se dopo vi va di andarlo a vedere. Epico. Un'altra arma. Che poi ah sì, sono varianti, sì, sono armi. Allora andiamo raga, per eroico bisogna andare. Se troviamo delle epiche così con niente. Decollo. Beh, decollo però mi interessa queste. Magari forse decollo lo metto. Bene, abbiamo gli ultimi. Ok, mi porterai fortuna tu, zio. Ma lo stiamo per imparare. Allora, ultimi pack opening. Niente, schifo. Apriamo gli altri. Rasa al suolo, lupo bianco. Mi piace. Oh. Puzza. E vai! Un'eroica, zio. Bella lì. Epico. Finalmente un'altra epica. Vengono così le epiche, vengono. Vorrei fosse lo stesso anche per l'eroica, ma va bene lo stesso. Alla fine è poi comunque il secondo che faccio. Va bene così. Quanti me ne mancano a proposito? Che io sono qua a spingere X2. Va bene. Gli ultimi due. Vediamo cosa troviamo negli ultimi due pack opening de giorno. Gregario mi interessa. A me le robe con gli aerei, raga, mi fanno impazzire. Poi, epico. Un berretto. Bella lì. Finito. È stato bello. Allora andiamo subito a vedere. Soldato, divisione. Ok, allora il Grisgan, io avevo già il Roxy che l'avevo trovato in quel, nell'episodio scorso. Adesso c'è il Brandy, che a vederla sembra carina. In più abbiamo trovato un Type 100. Sempre l'altra volta avevo trovato Virtù, e questo giro ho trovato il Cielo Azzurro. Anche qua non ho la minima idea di come sia, però adesso facciamo una partita. Sceglierò magari l'arma che mi interessa di più. Qua Sierra. Oh, attenzione, Sierra 2. In teoria dovrebbe essere la più potente se guardiamo in base alla scala. Anche se qua c'è Barone Rosso. Ma non ne ho la più pallida idea. Però
Proveremo Sierra 2, facciamo così perché è l'eroica. Se no c'è l'FG42 che non mi ricordo cosa avevo trovato. Disprezzo, comunque epico. No, io starei sull'eroica, che mi dà anche il 15% di bonus in più. Non faccio una partita da 60 anni, quindi bisogna che mi faccia una classe un attimo alla svelta. Bene, eccoci qua nella USS Texas, tutti contro tutti. Proverò la nuova arma che ho trovato, ovvero la Siero, e vediamo come va. Non faccio una partita da 6.000 anni. E questo perché ci sono state le vacanze, raga, dove è venuta a casa mia la Barbuts Family, quindi non ho avuto molto tempo per giocare. Adesso riproverò un po' a riprenderci la mano, anche perché devo fare lo stesso con Fortnite, dato che fra un po' finisce la stagione e sono indietrissimo, non vi immaginate quanto. E vediamo, allora spero che sia tutto come l'avevo lasciato. Ok, stavo per dire inizia male, no, invece dai, prima kill ci sta. Ok, infatti se mi noterete un po' addormentate con i comandi è appunto per questo. Ottimo, preannuncio di paraculata fatta, quindi andiamo già da lì. Vediamo. Non è male, non è male, diciamo, come arma, ci sta. Cioè è molto stabile, infatti ero indeciso se metterci un mirino o no. Alla fine ho fatto bene a non mettercelo, perché è davvero stabile. Sì. Ok, piano piano. Facciamo solo, attiviamo solo l'UAV, così, dato che sono un po' in serie, mi piacerebbe rimanerci anche. Seconda ondata vado. Scusate sta mini camperatina tattica. Ok, vabbè, volevo andare in serie ma niente, sembrava una bomba. Ok, cerchiamo più che altro di vincerla, Dark, non far brutta figura. Perfetto. Allora, andiamo in giù. Non so se lasciarlo o no, cioè, a parte che sono, come ho già detto, mezzo nabbo adesso, in questo momento. Ok, perfetto. Anche qua, tipo, non so sinceramente dove andare. Cioè, mi sono scordato di spawn, tutto mi sono scordato. Immaginavo. Perché mi spawna dietro alla gente. Me l'immaginavo anche questo. Ok, va bene. Beh, alla fine non sta andando malissimo, sono primo. Bella lì. Ok, il gioco per graziarmi mi ha regalato dei nabbi. Probabile anche. Però, cioè, è davvero stabile questa come arma, è fighissima. Contando che ti dà il 15% di... Se saltavo magari lo uccidevo, ti dà il 15% in più ad ogni uccisione. Cioè sei contento di uccidere la gente. Guardate che la connessione stasera mi va anche molto bene, devo dire, perché di solito c'ho una latenza, ragazzi, che è incredibile, che ti passa la voglia di giocare, di far tutto quando c'è quella roba lì. Ok, che qua arriva uno. Ok, non cambia neanche arma. Oh, attacco radente nemico, al riparo. Attacco radente. Allora io torno qua, se non vi dispiace. Approvvigionamento nemico. Non devono rifornirsi. Sono mezzo. Dai, ma come ha fatto? Ma che culo. Stavo dicendo, come faccio a non essere in serie, non lo so. Finché muoiono. A me va bene lo stesso. Oh, immaginavo, Dark, ti devi guardare dietro ogni tanto. C'è sto vizio di andare sempre solo in avanti. Dai, però, raga, cioè con... Sparare senza mirare con quest'arma non lo consiglio magari troppo, ecco, perché... Finora su due volte non ho beccata neanche una. Oddio. Ok, via via. Ottimo. Quante minchia ce ne voglio per prendere un nuovo video. Non riesco a prendere. Oh, vabbè, ho corso troppo. Sorry. Chiedo scusa. 21-15. Oh, Dark, ci recuperano, sti zi. Osho. L'ho visto. Cioè, l'ho sentito perché l'ho visto. God, man. Dai, ma vacca voglia. No, adesso comincia a correre troppo, non va bene. Non bisogna mai... Ce l'ho dietro, lo so. Sì, dovrei avere dietro per davvero, ma... Vabbè.
lascia andare. Ho sparato troppo presto. Ottimo. Andiamo in su. Andiamo in su. Qua dove va? Grazie. Ok. Ciao. Madonna mia. E vabbè, va bene così, va bene così. Come sto andando? Datemi anche voi un voto, perché davvero non mi sembra di andare malissimo, però so che si potrebbe fare molto di meglio, ovvero morire di meno. Però, allora, no, a parte recensendo quest'arma, no? Quindi a parte tutto, a me piace davvero, cioè mi sta piacendo molto a primo impatto. Non so, magari non gioco da tante, quindi prima vorrei farci qualche altra partita magari. Però a primo, proprio a primo impatto, così mi sta piacendo un botto quest'arma. Sono riuscito a fare alla fine uno scope, balla lì, cioè uno scope. Come se stessi utilizzando un cecchino. Allora, è andata bene. Non me l'aspettavo, sinceramente, ma è andata bene. Guardiamo quante morti, 10. Sì, potevo fare un po' meglio, però 30-10 ci può stare come prima partita dopo tante inattività. Quindi raga, io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Ho deciso anche di fare una partita per cercare di allungare il video, dato che ho letto i vostri commenti l'altro giorno riguardo COD e mi avevate appunto detto che volevate dei video più lunghi, e quindi sto cercando di accontentarvi. E quindi niente, ormai facciamo anche il prestigio, era ora. Come potete vedere, le mie vittorie sono superiori di una alle mie sconfitte. E vi ringrazio per la visione, per il supporto. Scusatemi ancora per questa facecam, ma devo sistemare. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Da Dark è tutto, bella.